la giunta o il sindaco relazionasse questo consiglio merito alla pratica portata in giunta e votata in giunta, quindi nella data che abbiamo appena raccontato lei. Vuole rispondere l'assessore? Rispondere. Grazie signor Presidente. Ma abbiamo portato come presa d'atto il Consiglio Comunale proprio perché ci fosse nella massima trasparenza un'illustrazione dei motivi, non solo formali ma anche sostanziali, per cui la Giunta ha preso una determinata strada e non siamo qua con una proposta di delibera di un riconoscimento di debito fuori bilancio, perché l'altra alternativa era questa. Tutto nasce, se vogliamo fare ancora un passo ulteriore indietro, tutto nasce dal governo Monti, che ha imposto un obbligo ai comuni e alle società partecipate di inviare alla Corte dei Conti, appunto, due prospetti dei reciproci rapporti di debito e credito. In questo modo, in relazione al consuntivo 2013, che è il primo consuntivo per cui c'è stata l'applicazione di questa norma, il comune ha inviato un suo prospetto e la gestione municipale ha mandato il proprio prospetto. La Corte dei Conti, analizzando il consuntivo 2013, ha appuntato, diciamo così, la sua attenzione su tre profili che riguardavano quel conto consuntivo. Uno erano i residui passivi al titolo secondo anteriori al 2009, alla mole di residui passivi. Uno era sui crediti del comune nei confronti della GM, rilevando che c'era una mole corposa di crediti. Su questo sapete che poi la GM ha pagato quei debiti, quindi la questione è finita lì. E il terzo punto era questo debito di 65.000 euro circa, che era stato riconosciuto con una delibera di giunta del 4 maggio 2011, la delibera numero 70. La Corte dei Conti, queste per la verità sono due deliberazioni, la numero 72 del 2015 e la numero 58 del 2016, che sono pubblicate e comunque si trovano sul sito della Corte dei Conti, rilevava appunto alcune anomalie di questa pratica. In particolare accentrava la sua attenzione sul fatto che la Giunta non è l'organo competente a riconoscere un debito fuori bilancio, ma appunto questo deve essere eventualmente portato in Consiglio Comunale. E la stessa Corte dei Conti fa poi un'analisi, in cui senza esprimere ovviamente pareri, perché la Corte dei Conti dice fate e poi noi dopo vi diciamo se avete fatto bene o male, fa una disamina piuttosto puntuale di quella pratica, dicendo che questa somma di 65.000 euro era una somma che nasceva in parte per dei lavori sul solettone dell'approdo turistico per 14.000 euro, e quella giunta del 2011 diceva appunto che il fondamento giuridico era la convenzione tra GM e Comune approvata con la delibera di Consiglio Comunale numero 73 del 2002, e la seconda parte invece di 50.000 rotti euro trovava invece il proprio fondamento sulla gestione tecnica del palazzetto dello sport. Quindi, come si vede, sono due partite, sono due poste completamente diverse. Ora, noi avremmo chiaramente potuto, in una prima fase, come abbiamo fatto, annullare quella delibera di giunta dicendo la giunta non è competente. Appunto. Però poi il problema si pone ugualmente, cioè sostanzialmente, lasciando perdere l'aspetto formale sulla competenza o meno di quell'organo, ma sostanzialmente quel debito c'è o no? E la giunta ha proceduto ad un esame della pratica, dicendo che innanzitutto la convenzione del 2002 tra Comune e GM non contemplava l'esecuzione di lavori sul solettone o comunque su altre parti oggetto della concessione, e in secondo luogo si rilevava da una verifica con gli uffici che non vi erano fatture o pezze giustificative che potessero legittimare il fatto di portare questa pratica in Consiglio Comunale. Quindi si è detto
non ci sono pezze giustificative e non c'è neanche l'appiglio in realtà giuridico, contrattuale, diciamo così. Il secondo punto invece era quello relativo a opere di gestione del palazzetto dello sport. Qua la vicenda è un po' più complicata, perché in realtà c'era una delibera di giunta del 2003, la numero 352, in cui si diceva di affidare con la giunta, quindi organo incompetente, deliberava di affidare la gestione tecnica del palazzetto dello sport alla GM e di autorizzare la regolarizzazione, ora per allora, delle spese eventualmente anticipate e ordinate. Questo avveniva in attesa della formalizzazione dell'iter già avviato per arrivare alla convenzione definitiva per la gestione del palazzetto dello sport. Quindi, siccome ho avviato l'iter, nel frattempo ti immetto già all'interno del palazzetto dello sport e ti autorizzo e ti regolarizzo già eventuali spese che hai fatto. Effettivamente poi il Consiglio Comunale approvò un anno e mezzo dopo circa questa convenzione, che però non fu mai formalizzata, non fu mai regolarizzata. Tant'è che nel 2005 l'amministratore unico di GM, Sandro Giordano, che era subentrato per vicende politiche dell'epoca, restituì le chiavi del palazzetto dello sport dicendo non posso farmi carico della gestione del palazzetto dello sport in quanto non è stata perfezionata alcuna convenzione in merito. Quindi noi ci siamo trovati di fronte al problema che c'erano delle opere, degli interventi fatti su un bene comunale ma sulla base di una convenzione che non era mai stata sottoscritta. Questo, anche questo è un aspetto formale, si potrebbe dire. Abbiamo verificato se c'era la possibilità di comunque nel merito riconoscere un arricchimento da parte del comune. Ora, premesso che a distanza di 12-13 anni la responsabilità di dire che quelle cose sono state effettivamente fatte si trovano lì è un po' difficile, ma anche poi analizzando le fatture che qui invece erano presenti, ci siamo resi conto che si trattava di spese, di fatture, che anche alla luce di quella convenzione che non era stata formalizzata, ma che comunque poteva rappresentare una sorta di promemoria di bozza, anche alla luce, dicevo, di quella convenzione in bozza, queste erano spese che non si potevano riconoscere. Tant'è che in quella convenzione mai formalizzata si diceva che le spese, per esempio, per materiale di consumo, utenze telefoniche, la manutenzione ordinaria, l'energia elettrica, eccetera, eccetera, rimanevano tutte a carico del gestore, cioè della GM. E qui erano tutte fatture pressoché di importi per spese telefoniche, manutenzioni ordinarie, eccetera. Quindi anche a un esame, ripeto, tecnico senza alcuna, alcuno, diciamo, retropensiero, non si potevano riconoscere, o perlomeno noi abbiamo ritenuto di non assumerci questa responsabilità. Dopodiché per noi la pratica l'abbiamo comunicata alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti, per la verità, in quelle due delibere ci ha fatto anche presente che ha inviato gli atti alla Procura Generale presso la Corte dei Conti. Non so cosa faranno. Comunque per noi questa pratica si chiude qua. Poi se GM farà le sue valutazioni, dirà va bene, mi cancello questa voce dal bilancio, bene, se dirà no, io voglio a tutti i costi rientrare in possesso di queste somme, eccetera, questo lo vedremo, non sta a noi giudicarlo. Quindi se ci sono delle domande io posso rispondere, ma penso di aver, diciamo, abbastanza diffusamente descritto la questione. Grazie.